Buongiorno ragazzi. Allora, oggi facciamo un'altra prova di consumi e di autonomia di Model 3. Andiamo a Chioggia, partiamo con la batteria molto carica perché siamo sopra l'80% di ricarica. Adesso andiamo a recuperarla perché è in carica in una colonnina gratuita che ho vicino a casa, che non vi dico dov'è, altrimenti arrivate tutti quanti voi teslari, a parte gli scherzi. È una colonnina insomma molto utile, insomma sono molto fortunato ad averla vicino a casa proprio perché è completamente gratuita. Allora andiamo a recuperare la macchina, come solito vediamo la batteria, la percentuale di partenza, calcoliamo l'itinerario, abbiamo un itinerario misto autostrada e strada statale, la destinazione è Chioggia e nulla. Partiamo. Poi stiamo per Chioggia, sono ben 116 km, percentuale di batteria appunto al 87%. Andiamo ragazzi, pronti per una nuova prova di consumi. Ormai ho verificato con voi che questo è un format che vi piace, quindi abbiamo deciso insieme che lo manterremo. Format molto semplice, che però può dare una mano e può aiutare chi oggi è indeciso, vuole capire come funziona un'auto elettrica, che autonomia ha, che problematiche può dare nella gestione diciamo di un viaggio qualche chilometro. Oggi da ritornare saranno più di 200 km, quindi proviamo ad andare avanti con questo format. Finalmente si sente la primavera che sta arrivando, cominciano le giornate ad essere un po' più luminose, ad essere un po' più caldo, quindi cerchiamo di essere positivi. Abbiamo percorso 57 km con un consumo di 10 kW in 33 minuti. Adesso siamo nei pressi, tra l'altro, del supercharger di Mogliano, vedete identificato da questa iconcina. Ci sono 7 stalli e 8 colonnine, dice. La tariffa è 0,48, vedo che è aumentata di 4 centesimi, quindi fatemi sapere ragazzi se vi risulta anche a voi che la tariffa di ricarica ai Tesla Supercharger è passata da 0,44 a 0,48, perché da quello che si vede qui sembrerebbe proprio così. Bene, adesso usciamo dall'autostrada, prendiamo la tangenziale e poi ci dirigiamo verso Chioggia. Considerazione sui prezzi, che oggi ci sono i distributori di benzina e gasolio, ormai la benzina è sfondata, ha toccato 2 euro e il gasolio è lì, attaccato, sono prezzi veramente ormai proibitivi, cioè come si fa a muoversi con questi prezzi qua? Ragazzi, molta attenzione su questo tratto di autostrada, perché guardate cosa hanno messo qui, voglio dire se giustamente o ingiustamente, però insomma per fortuna è anche abbastanza evidente, vedete questa telecamera che fotografa e manda a casa la cartolina ricordo. Meglio non ricevere queste cartoline, insomma lei non è piacevole. Mancano pochi chilometri alla nostra destinazione, nel frattempo siamo al 63%. Andiamo a vedere qualche dettaglio di viaggio. Abbiamo percorso 97 km con 16 kW e con un consumo medio di 167 watt ora per chilometro, quindi questa è la statistica per il momento. Facciamo il bilancio appena arrivati a Chioggia, vi faccio il bilancio di metà viaggio e poi come solito rientriamo e vediamo alla fine del viaggio quanto abbiamo consumato per fare questi 200 km all'incirca. Bene, siamo arrivati a Chioggia, allora andiamo a fare un piccolo bilancio di metà viaggio. Allora, andiamo a vedere. Allora, abbiamo percorso 116 km con 19 kW, con un consumo medio di 162 watt per chilometro orario. Consumo totale, praticamente, siamo arrivati a Chioggia con il 59%. Siamo partiti, vi ricordo, con l'86%, se non ricordo male. Quindi questo, ragazzi, è il bilancio di metà viaggio. E nulla, adesso faccio quello che devo fare qui a Chioggia, poi ritorniamo verso casa e vediamo alla fine come si chiude l'esperienza di oggi. Andiamo a prenderci un caffettino, ragazzi. Siamo... Bagno, ristorante internazionale, speriamo che sia aperto, sembrerebbe anche di sì. 115 km per rientrare a casa, abbiamo il 57% di batteria, partiamo, mettiamoci in marcia e facciamo un bilancio appena rientrati. Ragazzi,
non l'ho fatto apposta, c'è la pubblicità alla radio, sono al telepass, quindi non mi pagano, non ricevo nulla. Faccio solo le ricariche gratis il sabato e ringrazio il telepass se mi permette di farlo. Quella pausa d'autogrill, 2 minuti velocissimi e poi rientriamo per tornare a casa. Ci vuole sempre una pausa mentre si viaggia, anche se oggi non è un viaggio lunghissimo perché parliamo di circa 200 km, qualcosa in più. Una pausa ci sta. Qui non ci sono colonnine, però non abbiamo neanche bisogno perché siamo al 33% di carica, quindi arriviamo tranquillamente, ormai siamo quasi arrivati, mancano 15 km. Pausa velocissima e si riparte. Ragazzi, non è per mettere il dito nella piaga, però siccome mi sono fermato in autogrill, andiamo a curiosare, andiamo a vedere un po' i prezzi della benzina, del gasolio, sostanzialmente con il servito. Guardate, è una cosa improponibile. Guardate che roba. Guardate, 2 euro e quasi 30 il diesel e 2 euro e 40 senza piombo. Mamma mia, dove siamo arrivati? E poi mi venite a dire che avete qualche dubbio sull'elettrico. Comunque ragazzi, è così. Questa autogrill ha una scelta di cibo dentro che è spaventosa. Mi infilo la maschera. Guardate. Ragazzi, caffettino veloce e poi ripartiamo. Appena arrivati, allora andiamo a fare il bilancio di fine viaggio. Percorsi 236 km con 40 kW di energia totale, un consumo medio di 171 watt ora chilometro. Batteria rimasta 27%. Ecco ragazzi, questa è la chiusura del viaggio. Il costo del viaggio, essendo stata fatta la ricarica ad una colonnina gratuita, è pari a zero. E quindi questo punto era la parte anche economica. Sembra strano e assurdo che in un periodo come questo ci possa essere qualcuno che effettivamente viaggia veramente quasi a costo zero. Dipende insomma se c'è la fortuna di incontrare qualche colonnina gratuita. A proposito, per quanto riguarda questo argomento, molti di voi mi hanno chiesto anche che app utilizzo in Croazia. Vi farò un video dedicato dove vi racconterò quale app uso e soprattutto dove posso ricaricare, dove riesco a ricaricare gratuitamente anche lì. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video.